certaine que tu le mérites. Avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Dei 120 anni di vita. Credo che sia una ricorrenza davvero importante. Milbanca, ricordo, è una banca di credito cooperativo che nasce dalla fusione di diverse casse rurali. Beh, la prima di queste, che è la Cassa Rurale di Baricella, nacque 120 anni fa appunto in quella località, appunto Baricella. E con piacere ho saputo solo un attimo fa che Mauro Pizzoni, che è qui assieme a me, che è presidente degli Sport Olimpici, è assessore a Baricella, quindi in qualche modo è la storia che si ripete, ci ritroviamo assieme anche per questa giornata. In questa occasione non sarà un vero meeting, ma sarà una festa, come poi l'iniziativa in generale. Si festeggeranno i 120 anni di Milbanca, come diceva detto. Io sono a Piavesta, soprattutto faccio l'assessore della Baricella, dove ho partito tutto, però oggi parlo di sport. Noi raggruppiamo tutte le discipline non olimpiche, quelle che non trovate nei programmi olimpici, ma ci trovate insieme a noi anche federazioni che olimpiche lo sarebbero, ma hanno una disciplina non olimpica, che come c'è Galiberti della FIB, Federazione Italiana Pallacanestro, per le Olimpiadi c'è, ma il 3 contro 3 no. Qui ci sarà un torneo di 3 contro 3, lo stesso vale per il rugby. E poi in questa occasione, come diceva il direttore, abbiamo lasciato un po' aperti i cancelli e abbiamo coordinato anche altre discipline olimpiche, tipo l'atletica leggera. Nel senso che abbiamo classi che iniziano con bambini dai 4 a 5 anni fino a chi si vuole diplomare e anche portare avanti un biennio universitario. E quindi insomma è una realtà, per quello che posso dire, è abbastanza viva. Ecco. Siamo molto contenti, porteremo domenica i nostri ragazzi, quindi da appunto bambini di 7, 8, 9, 10 anni a ragazzi più grandi che comunque stanno facendo corsi e classi più avanzate, quindi insomma sarà un piacere fare musica, ovviamente prima del grandissimo Andrea. Cioè, quindi... Mi sembra di... Dal momento che stiamo vivendo un'epoca in cui si sottolineano sempre di più le cose negative di quelle positive, e che è diventata una professione, io credo che sia giusto ricordare che se siamo qui è perché 120 anni fa 22 persone hanno messo una lira in testa e hanno dato vita alla prima cassa rurale a Baricella, cioè non a New York, e queste 22 lire hanno fruttato, perché pare che adesso sia in quanto avere 60 milioni, 57 di persone, 230 milioni già partendo da questo assunto si arriva a capire quanto il radicamento degli impianti sul territorio, ma questo non è uno spot della realtà. Io ho visto Daniele Ravaglia che giocava nelle serie minori e arrivare direttamente in nazionale, con capacità, con serietà, con la voglia di costruire qualche cosa. Ebbene, che cosa si è costruito? Sotto il profilo bancario, questo lo sanno loro, sotto il profilo di uno servizio lo sanno loro, però la possibilità di regalare a una città come Bologna una giornata come questa, che ha molte simbologie, perché 50 anni fa noi abbiamo vinto l'ultimo scudetto della nostra vita. Il fatto che noi siamo alla vigilia di una probabile grande festa, una grande delusione, diciamo com'è, e che si possa sentire ancora l'orda dei clacson come 51 anni fa, e questo è di buon auspicio. Di certo è che ci sono questi sport che
vengono praticati per grande gioia e grande divertimento, però io per esempio il canottaggio su strada non l'ho visto qua e non l'ho visto nemmeno il burraco, che però ce l'avete, che non c'è stavolta, ma non c'è stato il burraco, pare che così come il come si chiama il bridge, credo che non possa diventare ecco, possa diventare una disciplina addirittura olimpica, ecco, se ne sta parlando. Quindi una grande giornata in cui, se il tempo ci sarà, abbiamo delle previsioni, e se dovesse essere come oggi, secondo me facciamo più gente che allo stadio. Poi la sera c'è questo spettacolo che, pur vedendo Mogol, più grande autore vivente di canzoni, che nella vostra anima si diventano almeno una quarantina di canzoni scritte da lui, e molte di queste non sapete nemmeno che le ha scritte, e poi il sottoscritto che è anfitrione, che ama questa città, ama il laghetto di Margherita, ama la palazzina, ama gli alberi, dove ci infartavamo quando facevamo fuginino da ragazzi. Io sono uno di quelli che ha preso le barche del laghetto ed è caduto dentro il lago. Ormai è andato in prescrizione. Quindi sarà una serata in cui noi faremo un entertainment, perché questo sarà con tutta la gente intorno, in cui praticamente, come ho detto prima, faremo uno spettacolo tra virgolette a gentile richiesta. E già adesso poi Stefano lo sa, oh mi raccomando fai quella cosa lì, oh mi raccomando non devi fai quella. Quindi la scaletta non esiste, esiste solamente la possibilità di creare un po' di gioia per tutti, non so fino a che ora avremo tempo, perché credo che lì ci siano fino alle 23, come nei locali della Riviera Romagnola, che alle 23 entrava la polizia e ti faceva abbassare la musica completamente. Però insomma noi fino alle 23 non facciamo, inizieremo con il rumore del 2:30, ok? L'invito mi sembra che, anzi forse dovremmo non invitare la gente a venire, perché non so se si può sentire lo spettacolo anche da Porta del Veglio. E comunque sono molto contento di partecipare a tutto quello che in qualche modo sottolinea che Bologna è ancora un grande punto di riferimento per musicisti. Salutiamo anche due persone, sono due mancanze. Lo dico per quelli di uno è Marco Tamburini, quando capisce un grande jazzista, un grande musicista con quale ho fatto dischi, abbiamo fatto concerti, è un dolore fitto, e anche Giambattista Fabri, che era di Grigliate, che ha condotto con buon senso in Bologna la salvezza tanti anni fa. Mi fa piacere che poter dire che saranno presenti anche molti soci con degli stand sia di natura enogastronomica, ma non solo, sono appunto aziende soci che fanno prodotti, mi viene a dire, di eccellenza sui nostri territori, e che saranno presenti con degli stand che abbiamo messo a loro disposizione. Quindi un momento di fusione tra buona tavola, buono sport, buono spettacolo, e quindi una possibilità di stare insieme davvero, davvero in tranquillità e serenità. Que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement aux prochaines rêves.